Io sono Ciro Saragnese e questo è Canto a Cappello. Capita tutti i giorni di trovarsi in una stanza, quindi a 36 anni, a dialogare con gli oggetti apparentemente inanimati, perché a me piace proprio dare un'anima a tutto. E quindi così dall'armadio una mattina sento bussare, era uno dei miei cappelli, perché ne ho circa una ventina in collezione, che mi dice: ma perché non mi dedichi uno spazio, uno spettacolo? Io che ho accompagnato diversi artisti, ho accompagnato diversi volti, Charlie Chaplin, Michael Jackson e tanti altri, Renzo Arbore, insomma i cappelli ormai li abbiamo visti ovunque in tutte le salse, perché non mi dai uno spazio? E allora io non potevo, a una richiesta così folle di un essere apparentemente inanimato, come i miei cappelli parlano, come tutti gli altri oggetti nella mia stanza, io ho detto: ok, va bene, ti ascolto, ti do retta, ci proviamo. E così nasce l'idea di Canto a Cappello. Ho giocato un po' sul nome Canto a Cappella, cappello insomma, nel canto si usa il canto a cappella, che praticamente vuol dire cantare senza una base musicale. Quindi così è nato questo nome. Io mi diverto molto a usare questi nomi un po' divertenti. L'ultimo spettacolo era solista perché pagano poco, e quindi adesso Canto a Cappello è stato un successo a San Paolo. Ciro, stai parlando di un'altra persona, mi dispiace. Ciro non è mai come qua, mai. Mi dai fastidio, devo andare, io sto lavorando. Andiamo. Canto a Cappello è lo spettacolo di Ciro Saragnese ed è uno spettacolo diviso in quattro sipari e in diversi momenti special. Inizia con un sipario dedicato alla musica italiana d'autore, con brani tratti appunto da Di André, Domenico Modugno ed altri grandissimi cantautori italiani. E si conclude il primo sipario con un momento speciale dedicato dallo stesso artista a sua madre. Paradisi artificiali, palloni pubblicitari, e dentro il cuore del silenzio ovunque altrove, tra le rovine del Partenone non trovare. Che rumore, e ancora insoddisfazione. Insoddisfazione. Fuggire dal mondo e da se stessi, nella finzione, nel sesso disperato, nei videogame, subire il fascino del sacco nero e parti di un supermercato. Sentirsi pieni di poetico abbandono, di un senso alto del tragico e del buono, e scoprire che per gli altri sei solo in posa, per l'ama spettacolo e la croce rosa. E nonostante tutto avere dell'amore, un'idea talmente splendente, a cui aveva soltanto rosso, ma non mai in un paesino, non brilla un certo di iniziativa, e contro misure fino a quel punto,
spende da buoni consigli, sempre così come Gesù nel tempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, su prende la briga di certo il gusto di dare a tutti il consiglio giusto. Quindi abbiamo visto cantautori italiani, il meglio dei cantautori italiani, e poi ho pensato di dedicare un momento a mia madre, che secondo me è stato il momento più toccante, perché ero veramente in difficoltà sul palco, sia quando mi sono cimentato nella poesia di De Amicis, bellissima, mia madre, e sia quando ho dovuto cantare la canzone Portami a ballare, che in realtà durante le prove avevo detto più volte a Roberta, avevo detto credimi, la togliamo perché non ce la faccio a farla, invece come potete vedere poi nel video è stata uno spettacolo. Non sempre il tempo la beltà cancella, o la sfiorano le lacrime e gli affanni. Mia madre ha 60 anni e più la guardo e più mi sembra bella. Non ha un detto, un sorriso, un guardo, un atto che non mi tocchi dolcemente il cuore.
Ah, se fossi pittore, farei tutta la vita il suo ritratto. Vorrei ritrarla quando inchina il viso, perché io le baci la sua treccia bianca. E quando è inferma e stanca, nasconde il suo dolore sotto un sorriso. Ah, se fosse un mio prego in cielo accolto, non chiederei al gran pittor d'Urbino che il pennello divino per coronar di gloria il suo bel volto. Vorrei poter cangiar vita con vita, darle tutto il vigor degli anni miei. Vorrei vedere Vermecchio e lei, dal sacrificio mio, ringiovanita. Ma sai, mamma, sai, questa vita mi fa tremare. E sono sempre sentimenti i primi a dover pagare. Ciao, mamma, ciao. Se ti senti troppo sola, allora ti porto via. E vorrei saperti più felice, sì, vorrei. Portami a ballare, portami a ballare, uno di quei balli antichi che nessuno sa fare, nessuno sa fare più. Dopo il primo sipario, quindi tra il primo e il secondo sipario, c'è il primo momento special della serata. Dedicato ad una grande opera pucciniana, la Turandot. C'è il momento, il brano, l'aria, secondo me una delle più famose tra le arie delle varie opere liriche italiane, e sicuramente Nessun dorma. Vi svelo un segreto, il brano è preceduto da una presentazione che dura circa 4 minuti, questo per dare ovviamente modo all'artista di prendere fiato, perché come ben sapete, insomma, Nessun dorma richiede particolari doti tecniche per l'esecuzione. Tratto ovviamente dalla, come dicevo, dall'opera pucciniana Turandot, appunto questo è il momento dedicato a Nessun dorma. Colui però che non sappia risolverli dovrà essere decapitato. Il principe di Persia, l'ultimo di tanti pretendenti sfortunati, ha fallito la prova e sarà giustiziato al sorgere della luna. Nessun dorma, nessun dorma, tu pure, o principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle. Adesso lo posso dire, è il momento in cui ho avuto veramente paura, ragazzi, perché scegliere Nessun dorma, in realtà durante le prove nessuno ci credeva. Vi racconto questo aneddoto perché non l'ho detto a nessuno che facevo Nessun dorma, perché mio padre avrebbe detto no, non ce la farai mai. Addirittura mia sorella nel pubblico, quando ha sentito che dovevo fare Nessun dorma, ha detto ma è impazzito, non ce la farà mai. Invece grazie agli studi che ho fatto al Teatro dell'Opera di Roma con la mia insegnante, ho studiato da baritono, abbiamo adattato la tonalità ovviamente scendendo di un tono, e quindi sono riuscito a portare al pubblico con una voce normale, quella di un cantante, un po' come fa Michael Bolton. Ho voluto regalare questa emozione di Nessun dorma, che devo dire che avevo paura mentre cantavo, invece poi nel finale
capita quel momento in cui dici oddio, adesso arriva la nota, ce la devo fare, e lì è stata una liberazione veramente, non me l'aspettavo nemmeno io, però ragazzi è uscita. Secondo momento special, inquadra Ciro Saragnese, per favore vai con il... Bravina mia! Non è proprio questo il momento dedicato alla canzone napoletana. Andiamo quindi, ok. Il secondo sipario è dedicato alla canzone napoletana classica, quindi quattro brani, tra cui Reginella, Malafemmina, e, insomma lo ascolterete, riascolterete. È appunto un sipario dedicato alla canzone partenopea classica, che fa parte ovviamente della tradizione musicale italiana. I brani sono reinterpretati ovviamente da Ciro Saragnese, proprio alla maniera di Ciro Saragnese. Piuttosto che Reginella, alla fine ho scelto Voce Notte, Reginella, Malafemmina, perché sono veramente dei cult, dei must. Il momento più emozionante, mi ricordo, è stato quello di Voce Notte, perché è una canzone che da anni, quando la studiavo ai tempi della scuola musicale Luigi Rossi,
mi ha sempre emozionato quell'idea di questo amore non corrisposto, e quindi cantarla poi lì all'anfiteatro, insomma, vedevo la gente molto partecipativa. Poi tra l'altro io sono uno che scende tra il pubblico, come potete vedere poi nel video, e vedere la gente che cantava insieme "Sì, sta voce te scendi in da nottata" è stato molto molto emozionante. E poi vabbè, ma la femmina è stata il master, perché io la interpreto recitata un po' l'arbore, ed è stata veramente il momento finale prima della città di Pulcinella, che poi è stato il momento festoso. Però ma la femmina è un pezzo che quando lo devi interpretare devi studiare veramente tanto, e poi vedere le emozioni, la gente che si commuove, è qualcosa di veramente... Il mio premio è la gente, il pubblico, credetemi. Voglio bene, odio, non te posso scurtare. Con un bello muro di steppe, come fanno a piglia sonno, come sera rindoletta, 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 come sera rindoletta, 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 come sera rindoletta. Marciolina, sento caldo e freddo, e si cina la mattina, quando il traffico permette, che ha permesso tutte cose, ma perché non diritto, ma perché sei sempre fatto, è soltanto per dispetto, per dispetto, per dispetto, è soltanto per dispetto, per dispetto, per dispetto, è soltanto per dispetto. Ma dispiace solamente che l'orgoglio che sta agendo, sono vivi ogni giorno e non c'è mattina scorna, caso gamma caramella. Terzo momento, Renato Zero. Si pare a zero. Grandi! Non dimenticatevi! Spiace immense da sola, spiagge già vissute. Vabbè, avete capito che è un folle, ovviamente. Terzo momento, terzo sipario, ecco, dedicato al grande Renato Zero, tratto da uno spettacolo di Ciro Saragnese, uno spettacolo degli anni passati, dal titolo Tregua, e dove lui appunto ha reinterpretato i brani di Renato Zero. In questo sipario sono stati reinterpretati alcuni dei suoi brani. Due momenti molto emozionanti, un primo momento dedicato ad un nostro amico, Enzo Zampino, che purtroppo è scomparso così in maniera inaspettata nel 2015, e un altro momento dedicato alla Vergine Santissima con la canzone Ave Maria, preceduto dalla preghiera di San Bernardo, che io ho reinterpretato, pur non essendo un'attrice, lo dico apertamente, ho reinterpretato a mio modo, tratta ovviamente dal 33° canto della Divina Commedia di Dante Alighieri. E questo è il momento dedicato al grande Renato Zero. Senza fantasie, ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi. Vergine e madre, figlia del tuo figlio, umile e alta, più che creatura,
termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti, sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germogliato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate e giuso, intramortali sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Perché io ho fatto per diverso tempo, ho eseguito la cover di Renato Zero, ovviamente non lo imitavo ma lo ricordavo. Abbiamo realizzato Tregua, uno spettacolo di 36 canzoni in scaletta, era l'anno 2007 e c'è stato un momento molto particolare nel sipario, perché ho dedicato il cielo a Germano Fabrocini, che non c'è più ovviamente. Lui era il mio manager ma era anche il mio fonico, e abbiamo veramente vissuto dei giorni bellissimi, corpo di ballo di 10 elementi, veramente tanti ricordi. Quindi Renato Zero per me rappresenta un po' anche il mio mito, perché sono cresciuto con le sue canzoni, quindi poi interpretarlo sul palco, vestirmi come lui, senza parrucche ovviamente perché non voglio imitarlo, e portarlo di nuovo appunto in canto a cappello come sipario, è stato veramente un viaggio emozionante, anche perché poi quando interpreti una canzone come Il cielo, l'attimo prima di uscire, io mi ricordo anche che c'era Aurelio Lariccia dietro il... che ora è qui dietro la telecamera, lì era dietro il sipario. Ogni volta che io andavo dietro le quinte dicevo è fatta, avanti un'altra, come un'interrogazione quando dici è andata. Quindi Renato Zero è stato veramente difficile, perché è arrivato in un momento della scaletta in cui avevo già eseguito più di 10 brani e la voce a quell'ora comincia veramente a essere un problema, quindi bisogna veramente mantenere la tecnica, stare tranquillo. E poi mi sono emozionato, infatti nel video vedrete un mio errore, lo ammetto, quando ho interpretato Nei giardini che nessuno sa ho dimenticato un po' le parole, ho impastato un po' le parole perché ero veramente emozionato, anche perché Nei giardini che nessuno sa rappresenta un momento molto toccante sia per la madre di Roberta, sia per mia madre che non c'è più, insomma tante cose, quindi ci sta ragazzi che un artista dimentichi le parole, mi perdonerete. Non farmi cadere più da questo.
al sole, fra quegli stracci senza più parole. Non chiedo a Dio se c'è, se c'è a pietà di me. Nico, non c'è la sostanza, non sei un vero uomo di famiglia. Sei stato un vigliacco, non sei venuto al mio spettacolo. Hai avuto paura, te scandasti, ah? Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di mezzi sorrisi, di finte parole. Allora, questo è stato per me il momento più sentito dello spettacolo. Grandi, hanno sbagliato momento! Accanto? Per favore, basta, non mi rubare la scena. Ma dai, che momento sei? No, vabbè, questo è stato il momento più sentito per quanto mi riguarda. E accanto ovviamente alla reinterpretazione del canto 33esimo per il momento dedicato alla Vergine Santissima. È un momento dedicato ovviamente a coloro che hanno lottato contro la mafia. Abbiamo ricordato nomi importanti come i giudici, ovviamente Paolo Borsellino, lui non era un giudice, il generale Dalla Chiesa, il giudice Giovanni Falcone e tanti altri che hanno dato davvero la loro vita per combattere questo orrendo cancro che uccide la nostra società. Paolo Borsellino diceva che della mafia si deve sempre parlare e infatti lo sbaglio più grande è proprio quello di tacere. E noi viviamo ovviamente con la speranza, come diceva Giovanni Falcone, che la mafia è un fenomeno umano e quindi avrà fine. E il momento introduttivo è stato introdotto appunto da me, è stato scritto da me, e infatti noterete nel video che non leggo il copione se non appunto i nomi, perché erano insomma diversi. E il momento è stato particolarmente dedicato però alla figura di un grande che ha lottato contro la mafia, tra l'altro figlio di una famiglia, cresciuto in una famiglia mafiosa, sto parlando di Peppino Impastato, che è nato appunto a Cinisi ed è morto, pensate, lo stesso giorno in cui è stato ritrovato il corpo esanime dell'onorevole Aldo Moro, sto parlando del 9 maggio 1978. Una data che purtroppo è tristemente passata alla storia del nostro paese, proprio per queste due tristi vicende. E la figura di Peppino Impastato, appunto, lui è stato assassinato dai mandanti della stessa famiglia mafiosa di cui faceva parte, dello stesso clan mafioso di cui faceva parte suo padre. E c'è un momento che viene poi interpretato da Ciro, tratto proprio dal film I Cento Passi, dove reinterpreta una scena in cui c'è l'amico di Peppino Impastato, quando Peppino Impastato viene ucciso e viene ritrovato ovviamente il cadavere, dove il suo amico ovviamente sfoga i microfoni di Radio Out, perché Peppino Impastato aveva fondato Radio Out per denunciare appunto i crimini degli uomini appunto mafiosi, e quindi questo amico sfoga la sua rabbia, il suo dolore, la sua amarezza per l'uccisione chiaramente del caro amico Peppino Impastato ai microfoni di Radio Out, e questo momento viene reinterpretato da Ciro Saragnese, a cui segue la canzone Signor Tenente del compianto Giorgio Faletti. Stamattina Peppino
avrebbe dovuto tenere il comizio conclusivo della sua campagna elettorale. Non ci sarà nessun comizio e non ci saranno più altre trasmissioni. Peppino non c'è più, è morto. No, non sorprendetevi, perché le cose sono andate veramente così. Lo dicono i carabinieri, il magistrato lo dice. Dice che hanno trovato un biglietto. Voglio abbandonare la politica e la vita. Ecco, questa sarebbe la prova del suicidio, la dimostrazione. E lui, per abbandonare la politica e la vita, che cosa fa? Se ne va sulla ferrovia. Comincia a sbattersi la testa contro un sasso. Comincia a sporcare di sangue tutto intorno. Poi si fa scioccoppo col tritolo e salta in aria sui binari. Suicidio. Come l'anarchico Pinelli che salta in aria sui tralicci dell'Enel. Tutti suicidi. Questo leggerete domani sui giornali. Questo vedrete alla televisione. Anzi, non leggerete proprio niente, perché domani stampa e televisione si occuperanno di un caso molto importante. Il ritrovamento a Roma dell'onorevole Aldo Moro, ammazzato come un cane dalle Brigate Rosse. E questa è una notizia che naturalmente fa impallidire tutto il resto. Per cui, chi se ne frega del piccolo siciliano di provincia? Ma chi se ne fotte di questo Peppino impastato? Adesso fate una cosa. Spegnetela questa radio. Portatevi pure dall'altra parte, tanto si sa come vanno certe cose. Si sa che niente può cambiare. Voi avete dalla vostra la parte del buonsenso, quella che non aveva Peppino. Domani ci saranno i funerali, voi non andateci. Lasciamolo solo e diciamolo una volta per tutte che noi siciliani la mafia la vogliamo. Ma non perché ci fa paura, perché ci dà sicurezza, perché ci identifica, perché ci piace. Noi siamo la mafia. E tu, Peppino, tu non sei stato altro che un povero illuso. Tu sei stato un ingenuo. Sei stato un dotto mescato con niente. Allora, questo è un momento a me molto caro, perché io ho fondato Radio Albatro nel 2010, l'ho fondata un po' sulla scia di Radio Out di Peppino Impastato. Radio Albatro è nata come radio di attacco, quindi quando io interpreto, mi sono permesso di reinterpretare, chiedo scusa agli attori, non sono un attore, anche se qualcuno dal pubblico ha gridato no, sei bravo, lascia stare, mi ricordo. E quando interpreto quella parte del film finale mi arrabbio veramente, infatti nel video si vede, nella mia interpretazione, quando dice ma chi se ne fotte di questo siciliano di provincia, quindi questo siciliano, il siciliano arrabbiato, deluso, incazzato, vogliamo dirlo, e quindi interpretare quel momento è veramente molto molto difficoltoso. Io l'ho fatto, dentro sentivo un misto di rabbia, di emozione, perché poi sei sul palco, quindi devi anche controllarti, però è stato veramente toccante. Poi il momento in cui ho reinterpretato Signor Tenente, reinterpretando quindi un carabiniere che parla al proprio comandante, gli dice insomma siamo stanchi di tante cose, è un momento veramente contro la mafia, che io voglio, appunto, ho voluto inserire nello spettacolo per lanciare un messaggio forte, perché la mafia non è solo in Sicilia, solo a Cinisio, solo a Palermo, la mafia è anche qui nel Foggiano, è qui a Torre Maggiore perché c'è, è qui in zona, quindi io con Radio Albatro ho fatto tante denunce, e allora il momento contro la mafia è stato veramente, per me, il momento, secondo me, uno dei più belli di tutti, Canto a Cappello. Vale la pena venire a vedere Canto a Cappello, guarda, solo ed esclusivamente anche per il momento della mafia, oltre che Roberta, che è stata bravissima come sempre. Grazie. All your eyes, my tenderly, still live, painful dream I see, the road is back. E siamo arrivati alla fine.
siamo arrivati alla fine, che peccato. Alla fine di questo viaggio. Di questo viaggio, ma c'è ma anche potrebbero esserci altri viaggi, chi lo sa. Sì, siamo arrivati alla fine, quasi alla fine di questo viaggio. Che non dura, dimenticatemi, eh! Che dura circa, insomma, più di 2 ore e mezzo, Quasi due ore e cinquanta minuti per l'esattezza. Tra canzoni, presentazioni. Diarrea dietro le quinte, insomma. No, vabbè, queste sono cose che succedono a te. Tante cose. Quindi tra canzoni, tra presentazioni, emozioni, commozione, divertimento, e questo, insomma, tutto questo un po' è canto a cappello. Sì, questo è un ultimo momento, si apre con vari brani dedicati un po' alla musica internazionale, quindi si comincia con Ray Charles, Leonard Cohen. Si conclude con It's Now or Never. Non potete dire che non ho fatto canzoni belle, non lo potete dire, eh? Attenzione, non potete dire che non abbia avuto il coraggio di cantare canzoni difficili. Diciamo questa prima parte del quarto sipario con It's Now or Never, che è quella reinterpretazione della grandissima Elvis Presley. E il momento è tutto dedicato al rock and roll anni 50, allo swing anni 50, quindi questa è un po' la parte più friccicarella, che mi rispecchia un po' di più, e questa è la parte più friccicarella dello spettacolo, e quindi qui il pubblico, come dire, si sbottona totalmente. Vabbè, con Gribbles of Fire, dove io praticamente lancio lo sgabello, mi butto sotto al pianoforte o alla tastiera in questo caso, e suono, perché sì, queste acrobazie le faccio da quando avevo 12 anni. Io voglio raccontare questo aneddoto perché sono stato il precursore di un cambiamento importante alla scuola musicale Luigi Rossi, perché in quell'anno io avevo avuto dei grossi problemi di salute. I canoni della scuola musicale chiedevano che si portasse un brano di musica classica rigorosamente al saggio di fine anno. Io non avevo potuto prepararmi nulla e feci un brano di Beethoven, però presentai la mia insegnante, che saluto, Antonella Prensato, e disse: Antonella, io ho questo brano, l'ho imparato dal disco Gribbles of Fire, rock and roll. Disse: tu sei un pazzo. Ci proviamo, ovviamente non lo diciamo al presidente perché non vuole, infatti il presidente non voleva. Mi hanno annunciato improvvisamente, con il regolamento della scuola, mi hanno annunciato con Gribbles of Fire. Non solo l'ho fatta, mi è stato chiesto il tris in quell'occasione, l'ho eseguita ben 3 volte, e da quel momento ogni anno i ragazzi ancora oggi possono portare anche un brano a piacere. Quindi ho rotto gli schemi della scuola musicale Luigi Rossi. Quindi, ragazzi che mi state vedendo, se oggi vi divertite a portare i brani a piacere, dovete ringraziare me. È il caso di dire chapeau. Chapeau, appunto. E lì sì, il rock and roll è il mio forte, gli anni 50 sono il mio stile. È stato tutto bello. Io voglio ringraziare Roberta Minchillo non solo per aver recitato benissimo nella Divina Commedia, per aver emozionato e per aver intrattenuto mentre io prendevo voce e mentre venivo disturbato da Aurelio dietro le quinte, ma voglio ringraziarla perché è stata lei il motore dello spettacolo. Se avete visto questo concerto dovete ringraziare lei, perché abbiamo avuto non poche difficoltà e io sono un tipo che dice basta, mi arrendo. Lei è andata fino in fondo, lei mi ha portato sul palco e mi porterà ancora. Vi diamo questo piccolo spoiler, ma non vi anticipiamo nulla. Grazie ovviamente a Ciro Saragnese, ma io lo ringrazio perché davvero lui è capace di regalare davvero tante emozioni. E io non vi voglio dilungare, però ovviamente un ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile questo spettacolo, ovviamente agli sponsor in primis, all'amministrazione comunale di San Paolo di Civitate, perché l'abbiamo presentato ovviamente a San Paolo di Civitate, quindi ringraziamo il sindaco, ringraziamo l'assessore alla cultura e lo spettacolo,
Però il ringraziamento più grande ovviamente va sempre al pubblico, perché noi lo diciamo anche in radio: senza di voi noi non saremo nulla. Esattamente. Chiaramente. Io voglio, scusate, ti interrompo. Voglio fare un ringraziamento particolare, perché purtroppo l'ho dimenticata quella sera sul palco, perché l'emozione gioca a brutti scherzi, e quando non si scrive Lucia, grazie. la nostra carissima amica. Davvero per l'impegno profuso nel pomeriggio, in quel caldissimo, umidissimo pomeriggio del 22 agosto 2019, che credo insomma non dimenticheremo mai. Un aneddoto: quella giacca bianca bellissima di Nino che avevo, forse la dovrò buttare perché sudando tantissimo è diventata nera quella camicia nera che avevo sotto, quindi questo è un aneddoto. Non ci diamo in America, 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 in America
Vai, mani su, su, su. E ci stanno gli anni, come so bella, come so bella. E ci stanno i bisogni, come so bella, come so bella, come so bella. E ci stanno i coyote, come so bella. Veramente la mia famiglia e soprattutto dopo la perdita di mia mamma veramente mi sta accompagnando ovunque. Voglio ringraziare mio padre che era lì ancora una volta nonostante i suoi problemi dietro le transenne a sostenermi, quindi grazie alle mie sorelle, a mio padre, alla mia famiglia, alle persone che voglio bene, grazie a tutti davvero. Ci rivediamo presto con una nuova avventura, intanto voi continuate a coltivare i vostri sogni, alimentateli bene perché quando cresceranno vi restituiranno questo ed altro. Mi raccomando, ciao! Ciao!